Mettiti qua. Sei pronto? Esprimi un desiderio? Vai, 3, 2, 1, via! E auguri! Grazie. Auguri papà! Grazie! Auguri! Papà! Che ciao! Oh, ora svengo. Basta! Si vede che hai 36 anni. Perché? Perché non sai parlare. Buongiorno, anzi buon pomeriggio, anche se ci siamo già visti stamattina a colazione. Il festeggiato si sta facendo i capelli, si sta facendo bello, perché è il suo compleanno e quindi ha detto mi devo fare bello. Noi stiamo per uscire, andiamo a farci un giretto, andiamo al posto che si chiama Olympian Park e per andare a tagliare anche la seconda torta, ma aspetto che appunto il festeggiato spunti dal bagno, non lo so, restaurato, ora minimo mi aspetto di trovare Brad Pitt in Vento di Passioni, vediamo se le mie aspettative saranno esaudite, la vedo difficile, però il tempo che arriva è così, vediamo, non, mi sembra di no, già Brad Pitt aveva i capelli lunghi, niente, non ci somigli per niente a Brad Pitt, guarda. Controfigura. Che cavolo. Ha detto che stanno facendo il remake di Vento di Passione, gli serviva uno che lo potesse. No, vabbè, meglio che non lo fai il remake, a Vento di Passione muoiono tutti poi. È vento di morte quel film. Però Brad Pitt là in quel Vento di Passione con la fidanzata del fratello. Va bene, io adesso è arrivato il momento di far vedere una cosa a Daniele, però si deve sedere e devi chiudere gli occhi. A tavolo? Dove vuoi? No, sediti là, sul divano. Intanto c'è la finestra aperta. Vai in Germania, non c'è il sole, fa freddo in Germania. Ma che ci vai a fare in Germania? Non lo so, usciremo con gli occhiali da sole, è vero. Vabbè. Allora, siediti qua. Okay. Devi tenere gli occhi chiusi, però. Dai, ok. Quanti sono questi? 11. Sicuro? Sei sicuro? 66. Dai. Ok. 66. Vedi qua, andiamo. Resta con papà.
Ho lasciato fuori la porta nel pianerotto, no? Da ieri sera. Fortuna che tanto qui non sale nessuno e siamo solo noi, perché sennò chi vedeva questa cosa dicevano questi sono fuori di testa. Quindi lo spengo che sennò con una mano non riesco. Sono ancora chiusi? Mi stanno Va bene, puoi andare, apri. addormentando. Sì. Apri. Il regalo giusto per... Cioè, non è così. Ma ti devi mettere al posto. Ti dico solo che per gonfiare questo coso attimi mi prendevo un'embolia. Bravo, il mio Mirko è perplesso, giustamente. Ti è piaciuto? Questo è il tuo regalo, Happy Birthday. Si può usare, è comodo, lo puoi portare in giro. Non occupa tanto spazio. Quando vai al bagno, puoi andare al Lidl con questo e fare la spesa. Aspetta che se no ti ara. Ecco, adesso ci sono questi. Che se no... No, 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 aspetta, aspetta. Qui abbiamo un bel biglietto di auguri da Amazon. Me lo faccio leggere. Aspetta! È per te. È mio fratello e mia cognata. E dai, Nena. Dai, aiutami, aiutami ad aprire. Aiutami ad aprire. Ma che è la tua, guarda. Mirko intanto è interessato al girello. Wow! Il nuovo porcello! La primavera... No, no, fermo, che questo si apre in un modo. La primavera si avvicina. Vai, che ci voleva, che il mio era vecchio, che l'ho fatto più vecchio di me. Fatti vedere. È vecchio col porcello. E con il girello. A posto, posso andare a Villa Carolina. Dove si La trova? villa dei vecchi, degli anziani, dell'età avanzata, ecco Il qua, borsello eh. è bello, comunque il marsupio mi piace. Sì, così ci possiamo fare la pensione, questo è il pensiero. Le medicine, della Le pressione, del medicine, e il colesterolo. coso, lo spray antidolorifico, non va alla posta, non c'è la pensione. Ah, magari ti rubano la pensione. Ecco, va Guarda bene. Mirko, come si fa? Pure Mirko, non ti posso prendere in braccio, fino non ce l'ho l'accio. Vai, ora devi aprire questo. Allora, questo si apre, non devi capovolgerlo, non lo devi muovere, devi aprire molto delicatamente, il che con Enea è difficilissimo. Qua, Enea, aspetta, tira questo tu, tira il Tira il fiocco, fiocco, tira il tira. fiocco. Vai, tira. Ok. Adesso tira questo. Vedi se lo riesci a tagliare così. Tagliare così. Aspetta, tagliala così. Vai. Vai, ok, toglielo. Aspetta. Aspetta, chiudi gli occhi, chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi, bravo, tieni gli occhi chiusi che non lo apre. Tieni gli occhi chiusi. Danger. Action. Aprire con cautela. Pericolo. 36 anni e questo saluto. No, devi guarda. Auguri. Ridi finché... Ridi finché hai i denti. Cioè, sono due me ne manco. Ho già iniziato la decadenza. Da oggi al 15% di sconto in farmacia. Ma che cavolo dici? Ecco. Fai vedere, gira l'altro. Cosa c'è scritto quassù? Aprire con cautela, pericolo, danger. 36 anni, con salute. Actum. Posso aprire? Sì. Vai, leggi, leggi. Aspetta, auguri papà.
Buon compleanno al papà migliore del mondo. E da allora sono perché tu sei, e da allora sei, sono e siamo, e per amore sarò, sarai, saremo. Ci siamo noi. Vai, prendi questa e poggiala. Attenzione perché può esplodere. Ma va. Attenzione, è danger, devi stare attento. Legge per gli anziani. Dobbiamo chiamare gli Chiamare artificieri. il medico. No, mettila qua, piano piano, aspetta. Attenzione, Bene, attenzione. aspetta. Cosa c'è scritto qua? Tirare con Quindi cautela. allora Ecco, tienila così e e da tira qua questa. tiri piano piano, sì. Bene, aspetta, aspetta, aspetta. Tira, tira e va. Tira, tira e tira, tira, tira e bella sciarpa, Ecco, un po' economica. È una sciarpa un po' economica. Vedi, allora. l'inverno. Allora, ovviamente questi sono... Mi sono commosso. Allora, sono, diciamo, è solo un simbolo, siccome dovevamo andare a comprare qualcosa per gli sconti e doveva scegliersela lui se voleva scarpe, un cappotto, un maglione, jeans, quello che è, e poi gliel'avrei regalato. Magari voleva, se è andato, pom, era una montagna di soldi. Non abbiamo avuto modo, visto che lui... No, aspetta, visto che lui non è stato poco bene, quindi per fargli la cosa simpatica, gli ho fatto così. Ho impiegato un pomeriggio intero, ore e ore, a capire come fare questa cosa, però, cioè, l'ho fatta e sono contenta che... No, ma poi uscivano pure bene. Sì, va bene, questo quindi adesso noi Grazie. possiamo andare. Prego, vi faccio dare un'occhiata ora alle, giusto Al così, casino, alle, no, al casino. casino, no, anche a questo. Insomma, mi sono divertita su questo a farlo. Qui ci sono i coriandoli, ci sono, dov'è qua? Aspetta. Qua ci sono le nostre foto, questo era il viaggio di nozze, questo è Parigi, sì, qua quando siamo stati a Parigi, questa invece è una foto fatta qualche giorno prima di sposarci, Sì, prima di partire da prima di Monaco. partire, quindi questi siamo noi, qua c'è una dedica di una poesia di Pablo Neruda e qui ci sono loro. Va bene, usciamo che se no è tardi, anche perché abbiamo comprato Denea. Questi, cioè no, Pepe, non è che mo, detta così, abbiamo preso il mangime per gli uccellini, quindi andiamo al parco e andiamo a dar da mangiare agli uccellini, perché con questo freddo non trovano poco. E noi andiamo, va bene? Ciao, ci vediamo Dopo! dopo! Papà! Popo! Ciao! Hai visto? Qua, qua. Amico.
Hai visto? Che sono belli! Cosa vuoi? Avete già mangiato voi, eh? Questo non fa per voi! Andate via! Avete già mangiato? No, adesso ve ne diamo un pezzetto. Aspettate qua, ragazzi. Ragazzi. E abbiamo portato il nostro spumatino. Anche oggi presente. Wow! Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri papà, tanti auguri a te. Yeah. Grazie, evviva! Ci siamo a 3 gradi, in realtà pensavo meno. No, no, no! E ne vedi che vuole la sua cucca? Vuole la sua cucca? Vedi che se la prende? Enea? Enea? No? O gliela dà? No! Te l'ha fregata! Te l'hanno fregata! È la miseria come siete voraci! Enea, hai visto? Stiamo per prendere l'ascensore di quella torre che abbiamo visto prima, così possiamo vedere Monaco dall'alto. È una cosa che non abbiamo mai fatto in tutti questi anni e ne approfittiamo per farla adesso. Siamo a 192 metri d'altezza. Ore quasi 7, siamo tornati a casa da un bel po', già quasi da un'oretta. Infatti io ho messo i pigiami ai bimbi, ho messo anche io il pigiama, mi sono anche messa la vestaglia, quasi quasi il deambulatore lo prendo io, che mi sa che mi serve di più. E Daniele ovviamente non metterà il pigiama, sicuramente si starà beccando. Si va a mettere la tuta da camera, mi ha detto che si mette la tuta da camera per poi cambiarsi di nuovo. Niente, non è lui col pigiama, non ci può stare. Ho iniziato anche a preparare la cena. Lui lì che gioca con i Teletubbies.
Ora li farà volare a terra sicuramente. Dicevo, con iniziato a preparare la cena, vado per scongelare un po' di pane e ho visto che pane non ce n'è perché tutte le volte che siamo andati da Lidl abbiamo sempre trovato vuoto. Però avevo queste, le brezel congelate e quindi ne sto facendo tre. Queste qui adesso devono stare prima 10 minuti così un attimino scongelarsi, c'è poi la bustina di sale grosso, metterò un po' di sale grosso e poi nel forno per 15 minuti. Loro poi dicono di mettere un po' di burro sopra, che non metto né burro né margarina, le lascio così al naturale. Ora aspettiamo il festeggiato che arrivi con la sua tuta da camera qui, così ci salutiamo, concludiamo questa giornata che è stata in pieno relax, ce la siamo goduta in Mi canta pieno. anche la canzone. Sei arrivato? Eccoci. Allora, come te li senti questi anni? Un po'. Un Vai, po'. fatti una passeggiata. Vado a guardare il forum. Vai, forum. Ok, il prezzo è giusto, non lo fanno Ah, più. È che noi non abbiamo faccio l'abbonamento solo per forum. i canali Mediaset, perché noi guardiamo solo Rai Ma io International. voglio forum corrito dalla Chiesa e il giudice pregadì. No, prega Dio, Santi Vabbè, Lichieri, ma Santi Lichieri, è però morto pure lui. non c'è Niente, niente, rete niente. quale. Cioè, capisci di essere vecchio quando sei Santi Vabbè, dai. Salutiamo. Salutiamo. Mirko, Diamo la buonanotte. che conteggi stai facendo? Noi ci vediamo quindi in un prossimo video Aspetta, con. Mirko sta calcolando la differenza di tra me e lui. Mirko, è tanta la differenza Puoi di tra, non ti venire? serve la calcolatrice. Dai, Dai, niente. vedete qua. Ecco, figuriamoci. Dicevo, noi ci vediamo in un prossimo video. Io sempre più giovane, Daniele sempre più vecchio. Sì, va bene, arriverà presto, ragazzi, non E ancora ci preoccupatevi. vuole un anno. Buonanotte, un bacio e alla prossima. Ciao! Ciao! Ho Prendiamo una bella! tagliato la cipolla, mi puzzano le mani di cipolla. Senti, Enea, Ecco vai. perché La stavi piangendo, no? Perché ero emozionata per il senti? mio compleanno! La Non senti? piangevi per me! Aspetta, la senti? Questa Cipolla. voce. Vediamo, cipolla. Mirko. Devo sentire la cipolla. Vuoi sentire la cipolla? Tieni. Scendi. Buonanotte! Buonanotte, no, buonanotte, no, perché buonanotte? Un bacio. Eh sì, aspetti, buonanotte.